Vai. Un applauso. Mi rimane in nevi. Nato a Tarano, 31/3/1935. E adesso risiedi? A Collevecchio. E hai vissuto? In passato a? Ho vissuto nelle terre lavorative, pure i casali dell'ospedale di Magliano. In che località? A Striano. Al confine con il comune dei Calvi dell'Umbria? Eh sì, sotto Calvi dell'Umbria stavo. Come comune? Come comune. Ecco, allora, durante... diciamo la resistenza dopo il 43, i fatti che ti ricordi, insomma, anche durante il fascismo. I fatti del 43 mi ricordo quando è passata la guerra. Di quello che ti ricordi. Qua giù a Ponte, qua giù sotto Casa Cantoniera. Sì. Giù ci ho visto tanti, erano una trentina dei camion tedeschi tutti bruciati, li avevano bombardati, tutti quelli camion bruciati, li hanno mitragliati. Dove stavano i camion? E stavano giù dal ponte di Campana fino a qua su a Casa Cantoniera. Erano 17-18 camion carichi di munizione. Sua villa dei Cengelli, su Castellano, come località, sì. Stava lì vicino alla villa dei Cengelli, quella era roba dei marini. Ho capito, Cengelli chi era, diciamo, uno Cengelli che era fascista? Era un fascista... E comandava pure lì. Ma è vero che purgava gente in piazza? Sì, sì. E con l'olio di ricino? Sì. E sai chi è che purgava proprio... Calvi? No, anche a Magliano, insomma. A Magliano se li ricorda, perché ero un... Vabbè, comunque ti ricordi che, sì. che purgavano gente in piazza? Ma è vero che frustava pure gente giù ai piani? Sì. A Frangellini? Sì, sì. I contadini? Sì. Faceva frustà? Sì. Una volta ci ha provato pure con me, però non è riuscito. Ecco, raccontaci un po' sta cosa, raccontaci. Stavo giù, ci stava Porchetta giù a Ponte Felice, stavo lì e cominciò a bisticciare. E che anno era? C'avevo 12-13 anni. Cominciò a bisticciare, allora gli feci, dico, inutile che bestemmi, tanto quello che mi dici te non lo faccio. Siete comandanti, ma avete comandato, avete sfasciato tutto il mondo. E non vi faccio niente, perché dentro casa mia
ci stanno quattro, tre fratelli da la mamma e poi mio padre, tutti in guerra. E più ce ne stavano in quella collina, Castellano, con le sala, quella. Che poi si vede da qua, no? Sì. Mo la inquadro un attimo. È pronto. Ecco. Quelle, c'erano 18 soldati prigionieri. Ah, e chi erano? 18 giovanotti, erano tre ladini, Archimede Ladini, i figli, tre figli in guerra, tutti li hanno messi in prigione. Prigionieri? Prigionieri. Quindi chi li avevano messi i prigionieri? Quelli che... Ma i fascisti locali oppure in guerra? Tra fascisti e i cosi... I nazisti, i tedeschi? I nazisti. Quindi erano antifascisti? Sì, sì. Quindi era durante, dopo l'8 settembre, dopo insomma sì, l'armistizio, sì. Questi fatti qui parliamo? Sì. E poi sono stati liberati oppure... Sì, sono stati liberati. Altri fatti, insomma, durante diciamo i fatti della resistenza, lungo qui a Campana, lungo movimenti dei partigiani? Che... Lì giù non si passava, era tutto bloccato. Dove? Qui giù casa cantoniera. Bloccato da chi? Da quelli che mi ho detto. Ho capito, ma qui lungo, diciamo, tu l'altra volta dicevi che insomma, ti ricordavi un transito pure de militari, ma non fascisti o nazisti, insomma... Militari e l'esercito erano scappati per... Gente che era scappata qua sotto per Campana. Dal fronte, sì. Dal fronte, ecco, ti conta questo? Dal fronte. E poi tante cose non te le ricordi. Vabbè, quello che insomma te viene, che passavano qui sotto De Campana? Sì, passavano pure su Pagollina de Collesala, Chiorano, quelle zone lì, era tutto pieno dei tedeschi. Erano tutta gente che andavano su a montagna di San Pancrazio. Andavano a imboscare per la montagna. Ecco, e quindi per resistenza, per fare resistenza, no? Sì, sì. E transitavano sotto queste valli qui, a Campana. Sì. E tu insomma ti ricordi che bambino? Passavano. Che passavano? Passavano su, noi io stavo su a Castellano, su, all'inizio dell'incrocio Giorano e con le sala. Era tutta gente a livello nostro, diciamo. Tutti i lavoratori che stavano lì e si erano rifiutati da partenza, pure per mio padre, doveva partire io a piedi il treno giù a stazione del Borghetto e la mattina presto, sulle 4 c'era il treno che stava a Firenze mio padre. Allora si è ritornato e si è trovato i compagni suoi che si era sfasciato l'esercito, erano venuti via, dice vai, ritorna, devi vattene a casa. E si ritornò e venne a casa, questo casa pure in discorso. Certo. Noi stavamo giù dentro la macchina, aveva fatto una capanna con il bestiame e stavamo nascosti giù per la macchina. Ho capito, cioè questo quando proprio del 44. Che augurio fai per il mondo futuro? Io non ci credo più a nessuno perché sono tutti quanti per fare il male al prossimo. I comunisti però un augurio. I comunisti si sono messi da una parte e non esistono più quelli veri. Beh ecco, però quelli veri, un augurio ai comunisti veri lo fai? Beh, quello io lo faccio sempre. Come compagno sempre, perché io non ho votato mai per nessun altro partito dal dopo guerra sono cominciato a non votare. Ho votato sempre a sinistra, Partito Comunista e basta. E il resto quando non mi piaceva, pure dentro la sezione litigavo. Dopo
questa è una cosa che ti fa onore a te, che fa onore a tutti quanti, quindi ci auguriamo un mondo migliore, insomma. E certo. De pace. De pace. Che non venga più, voglio dire, il fascismo, il nazismo. È logico. Tutte queste violenze che hanno fatto non devono esistere più. Ci vuole la gente che sta a comandare, che decide certe cose, non deve fare un padrone, ma deve comandare nelle maniere giuste.